Buongiorno, Milena per Becciolini Network e Rete Informazione Europea. Oggi è domenica 13 novembre 2022 e queste le notizie dalla Germania per questa settimana. La situazione economica in Germania, paese più forte in Europa fino a poco tempo fa, non è certo rosea e questo è noto. Però oggi voglio dare dei dati che sono stati rivelati proprio dal mainstream tedesco. Infatti il numero di fallimenti aziendali è aumentato in modo significativo. Il numero di insolvenze regolari richieste dalle imprese è aumentato del 18,4% in ottobre rispetto al mese precedente. È stato annunciato dall'Ufficio federale di statistica. Secondo i risultati finali, i tribunali distrettuali tedeschi hanno denunciato 1.147 insolvenze solo ad agosto, pari all'11,5% in più rispetto a un anno fa. La maggior parte di questi fallimenti si è verificato nel settore edile. E perché questo settore soffre di difficoltà di approvvigionamento, di aumento dei prezzi delle materie prime, ma anche di cancellazione dei progetti, mentre nel commercio si registra il 18% in più rispetto a un anno fa. Gli esperti si aspettano ancora più fallimenti aziendali a causa del rallentamento economico. Si aspettano quindi un'inversione di tendenza sui dati dell'insolvenza, che invece erano diminuito grazie ai provvedimenti presi dal governo durante la crisi pandemica. Ma adesso, con la crisi energetica, l'inflazione elevata e un'economia globale congelata, stanno veramente colpendo in particolar modo l'economia tedesca, e nel loro rapporto annuale gli esperti appunto economici prevedono una recessione per il 2023. Il rallentamento economico sta causando particolari problemi ai lavoratori autonomi e alle microimprese, ha affermato Klaus Wohlrabe, capo dei sondaggi IFO, l'Istituto per la Ricerca Economica di Monaco. Le preoccupazioni esistenziali stanno aumentando notevolmente. Il 19,5% delle aziende di quest'area vede attualmente minacciata la propria sopravvivenza economica. Questo è significativamente più del 7,5% dell'economia nel suo insieme. A questa notizia si lega anche la prossima, che riguarda appunto l'aumento dei prezzi. L'inflazione in Germania è infatti al livello più alto degli ultimi 70 anni. L'Ufficio federale di statistica ha annunciato quali prezzi sono aumentati in modo particolarmente marcato. L'inflazione infatti in Germania ha superato il 10% solo ad ottobre. I prezzi al consumo sono aumentati il 10,4% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Quindi l'inflazione non è mai stata così alta nella Germania riunificata. Il principale motore dell'inflazione sono sicuramente i prezzi dell'energia, che sono aumentati in particolar modo poi in seguito all'attacco russo in Ucraina e quindi al crollo anche dell'offerta. I prezzi dell'energia infatti in ottobre sono stati del 43% al di sopra del livello dello stesso mese dell'anno scorso. In particolar modo l'energia domestica è stata colpita, il prezzo del gas naturale è più che raddoppiato, addirittura il 109,8% d'aumento, il prezzo del teleriscaldamento del 35,6%, ma anche altre fonti di energia hanno subito degli aumenti, come i prezzi della legna e dei pellets, che sono aumentati anche loro del 108,1%, quelli del gasolio da riscaldamento dell'83% e anche quelli dell'elettricità, c'è stato un aumento del 26%. I consumatori poi hanno dovuto spendere di più anche per quanto riguarda carburanti, benzina e diesel, c'è stato un aumento superiore al 22%, perché questo aumento è dovuto non solo all'aumento dei prezzi d'acquisto, ma anche all'aumento della tassa sul CO2 da 25 a 30 euro per tonnellata da inizio anno. Oltre all'energia sono stati colpiti anche i beni alimentari, infatti a ottobre è stato chiesto il 20,3% in più rispetto all'anno precedente. In particolar modo ci sono stati aumenti su grassi e oli commestibili, 49,7%, latticini e uova, 28,9%, verdure del 23,1%, pane e prodotti a base di cereali del 19,8%. Molti fattori hanno contribuito a questi aumenti,
Stanno cambiando infatti la situazione in agricoltura e nell'industria alimentare, oltre che i costi di energia, fertilizzanti e mangimi sono anche aumentati notevolmente e inoltre la carenza di manodopera e il salario minimo hanno reso quindi più costosi persino i costi del personale. La legge sulla compensazione dell'inflazione, che è stata approvata dal Parlamento tedesco, dovrebbe dare ai consumatori la speranza di essere in grado di sostenere questo rapido aumento dei prezzi. Questi provvedimenti includono una modifica dell'aliquota dell'imposta sul reddito, un aumento degli assegni familiari e un pagamento una tantum per il gas e il riscaldamento, oltre ad ulteriori sgravi ancora. Ultima notizia che vi voglio dare è quanto comunicato dal ministro dell'economia Habeck al TV tedesca NTV per quanto riguarda la dipendenza delle imprese tedesche dalla Cina. La Germania deve importare infatti 39 delle 46 materie prime importanti. E uno studio commissionato dal governo avverte di questa crescente dipendenza. Il ministro dell'economia Habeck ritiene che la dipendenza dalla Cina sia troppo grande. Uno studio commissionato dal governo federale avverte che le aziende tedesche stanno diventando sempre più dipendenti dalle materie prime. Se nel 2011 erano ancora individuate 14 materie prime critiche, nel 2020 erano già 30. Se la Cina dovesse scomparire come mercato di vendita, alcune industrie tedesche non sarebbero in grado di farcela, ha avvertito. Per molto tempo i bassi costi di produzione sono stati considerati l'unica cosa che fa risparmiare. Inoltre la Cina ha immesso sul mercato enormi giacimenti di materie prime a buon mercato. Habeck contesta il fatto che finora il 40% del volume totale delle garanzie statali sugli investimenti è stato speso per investimenti in Cina. Ha annunciato che la garanzia sugli investimenti per azienda e per paese sarà limitata a 3 miliardi di euro. Un'ulteriore protezione statale esiste solo per gli investimenti effettuati dalla rispettiva società in un altro paese che non sia quindi la Cina. In questo modo vogliamo evitare che tutti gli investimenti esteri di una società affluiscano in un unico paese. Questa era l'ultima notizia per oggi, vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao! Thank you.